Sicurezza e infortuni dei lavoratori, un tema su cui le statistiche impongono di mantenere alta l'attenzione. A Palazzo San Giacomo sono state presentate questa mattina iniziative e progetti per rafforzare la cultura della sicurezza sul lavoro. Rispetto agli altri anni che si facevano solo a giornate, il 5 marzo, ho voluto che si cambiasse un pochettino, diciamo, il modo. Infatti abbiamo fatto in modo che comunque nell'arco dell'anno ci saranno più di 10 manifestazioni per fare in modo, incominciando dalle fabbriche, dalle imprese, ai bambini nelle scuole, proprio per sensibilizzare al massimo, diciamo, questa problematica, perché non è possibile che a tutt'oggi, diciamo, che ci siano ancora molti incidenti, addirittura morti. Sui luoghi di lavoro. La cooperazione fra i soggetti responsabili è uno dei punti considerati più importanti per condividere esperienze e strategie. Oggi noi con l'osservatorio cittadino sulla sicurezza del lavoro, col presidente, con gli altri assessori, il sindaco in prima persona, l'amministrazione ne fa un punto centrale, creando la cultura della prevenzione e della sicurezza sui luoghi del lavoro, che è sempre una ipotesi di grande attivazione di sinergie tra le parti, datore di lavoro, il lavoratore, parlarne, discutere, andare verso una educazione della prevenzione, questo un po' in tutti gli ambienti di lavoro. Ed è fondamentale che non venga mai vista come un peso, ma come una grande risorsa per le aziende e una straordinaria opportunità anche professionale per il lavoratore, oltre che salvare la vita e stare tutti attenti. Quindi è un'occasione importante, abbiamo un programma che poi illustreremo, di grandissima iniziativa, anche partendo con i bambini, con gli alunni, le scuole, insomma una vera e propria programmazione per parlarne, per iniziare a conoscere meglio la sicurezza sui luoghi del lavoro e soprattutto fare cultura della sicurezza. Fra le iniziative, una manifestazione rivolta ai cittadini dal 26 al 28 aprile alla Rotonda Diaz e a Città della Scienza.